È stata una giornata nella quale Firenze ha vissuto uno dei momenti sportivi più alti della sua storia. La partenza del Tour de France di ieri rimarrà un po' per l'importanza della manifestazione e un po' per la risposta dei tifosi e degli appassionati di due ruote che si sono visti in città. Centinaia di migliaia le persone che hanno assistito al passaggio dei ciclisti, che hanno toccato i punti cardine di Firenze, come Piazza Signoria, Ponte Vecchio, Piazzale Michelangelo e attraversato monumenti e aree simbolo della città. Risultato sportivo a parte, il Tour ha dimostrato di essere viatico per il turismo e per l'immagine che Firenze, ma più in generale la Toscana, può dare nel mondo. L'emozione è tanta, non è solo di questi giorni, ma da quando annunciarono appunto la partenza del Tour da Firenze. Immagino anche oggi i ciclisti passare da questa meraviglia e non capita tutti i giorni. Sembrava lontano, invece il Tour de France è già in corsa. I 176 atleti, dopo lo start dalle cascine e il transito in centro storico, sono passati al piazzale Michelangelo, terrazza d'eccellenza di Firenze, per partire. Noi siamo corridori, facciamo parte di una squadra, l'Avis Zero Positivo, però facciamo anche ciclismo, qualcosa di triathlon, e ci è sembrato giusto approfittare dell'occasione e partecipare anche come volontari all'organizzazione del Tour de France, perché ovviamente non capita tutti gli anni di poter avere una manifestazione del genere in città. Penso che sia un onore per Firenze, una gioia per Firenze. Oggi ho preso mia figlia e ho detto andiamo, siamo partiti da campo in bicicletta e siamo arrivati qui in orario per vedere almeno le persone che corrono davvero. E se i francesi hanno scelto di partire da qui, è lecito pensare e magari proporre di far partire nel prossimo futuro anche il nostro giro, quello d'Italia, da una delle città più belle del mondo.